300.000 metri quadrati e 1.800 aziende partecipanti. Con questi numeri riapre Battenti Host, il più qualificato salone internazionale dedicato all'ospitalità professionale. Sono 1.450 le aziende italiane, 350 quelle estere, in rappresentanza di 35 paesi. Un segno tangibile del trend positivo che, nonostante la congiuntura economica poco favorevole, coinvolge l'intero settore e trova in Host la più grande manifestazione mondiale dedicata all'ospitalità professionale. Host 2005, l'azienda Angelo Po ha organizzato la manifestazione Una Stella al Giorno, un irripetibile 5 giorni per vedere, confrontare e approfondire le creazioni di grandi chef di fama internazionale. Come nasce Una Stella al Giorno? Una Stella al Giorno nasce 20 anni fa, dall'intuizione sicuramente di una delle prime figure aziendali, Angelo Po, quando fu legato il nostro nome a uno dei grandi chef che adesso popolano il nostro mondo, Gualtiero Marchesi. Gualtiero Marchesi lavorò con noi, nacque un rapporto stupendo e poi successivamente questo rapporto con gli chef stellati andò avanti, non soltanto in Italia ma un po' in tutto quanto il mondo. Pertanto 2 anni fa nacque questo format, Una Stella al Giorno, appunto il nome, dove abbiamo coinvolto per la prima volta chef stellati per parlare davanti al nostro pubblico, per parlare di quello che erano le loro tendenze, per parlare delle loro ricette, per parlare di quale fosse la cucina del 2003 allora. Successivamente l'abbiamo riproposta a Barcellona e a Lione, chiamando sempre grandi interpreti, grandi chef, stellati, stranieri, un po' da tutte le parti del mondo. Ben 1.000 persone hanno assistito a questi eventi, pertanto abbiamo pensato di riproporla a Milano, però con un nuovo format. Abbiamo perciò chiamato architetti, designer e chef e li abbiamo messi insieme a confrontarsi su delle tematiche inerenti al mondo del food design. Ed è quindi stato uno straordinario dibattito che ha portato a fine persino a formulare delle idee, idee innovative appunto di food design. Assieme a questo, un altro argomento molto stimolante della giornata è stato quello dedicato agli architetti, quando si è parlato di quanto il colore e le luci possono influenzare gli ambienti espositivi. Anche in cucina non c'è più soltanto l'acciaio, questo è importante dirlo, e comincia a entrare il colore sempre di più ha una componente dominante nel mondo della cucina. E assieme a questo sicuramente gli chef, chef stellati che si stanno esibendo. Abbiamo una parata, tanto dirlo, in quanto adesso stiamo pensando già di riproporre Una Stella al Giorno anche in Estremo Oriente, a Londra, in Inghilterra, insomma un po' in tutte quante le parti del mondo. Fondamentale. Quello che noi abbiamo cercato di esprimere in queste due in questi due appuntamenti è stato proprio quello di legare la progettazione contestualizzata, quindi i designer e gli chef, all'interno di queste aziende. Per cui abbiamo già avuto degli ottimi riscontri proprio con questi due eventi e vediamo che le aziende sentono questa necessità proprio di portare la cultura e il progetto all'interno del mondo dell'alimentazione. Per me il piatto è qualcosa da cui dobbiamo staccarci come archetipo, perché è la parola stessa, piatto, che ci condiziona poi a dover legarci a un qualcosa che ci identifica un certo tipo di prodotto. Per cui se c'è food design c'è il momento in cui noi riusciamo a staccarci dal nostro archetipo.
ed è in quel momento che riusciamo a far partire dei concetti innovativi in quello che è l'alimentare, il concetto di quello che è l'alimento. Cucina è vissuta, è viva, pertanto l'architetto, il designer ha una funzione importantissima. Pertanto noi abbiamo attivato delle collaborazioni con i designer e gli architetti. Gli architetti negli ambienti espositivi hanno una funzione fondamentale, il colore, la luce, come studiare la forma di questi ambienti è sempre importante. Con loro stiamo lavorando a diversi impianti molto prestigiosi, noi ci occupiamo della parte interna, loro proseguono chiaramente nella parte esterna. Thank you.